Lei è stato testimone oculare dell'omicidio di Don Peppe Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994. Qual è il più grande insegnamento che le ha lasciato Don Peppe? Il coraggio di aver paura. Perché se non hai paura, evidentemente, non ci arrivi a fare certe scelte. Ma paura o non paura, lo devi fare. Ci sono luoghi in cui il male è talmente radicato che l'oscurità minaccia di inglobare ogni persona che li abita. Sembra non ci sia via di fuga. Tutti rischiano di soccombere, schiacciati dal peso di un sistema corrotto. In luoghi come questi, l'insider è chi riesce a innescare una scintilla nell'oscurità, ma anche chi si batte per tenere accesa la fiamma che quella scintilla ha innescato. La fiamma della resistenza. È per questo che gli insider di stasera sono due. Uno è Don Peppe Diana, sacerdote ammazzato dalla camorra a 35 anni, il giorno del suo onomastico, nella sua chiesa. L'altro è Augusto Di Meo, testimone oculare del suo omicidio, che ha infranto le leggi dell'omertà e si è battuto per assicurare alla giustizia gli assassini di Don Diana. Ma questa non è solo la storia di due individui, è la storia di un'intera comunità tenuta in scacco per anni dalla violenza della camorra. Una comunità che, dopo aver visto scorrere il sangue dell'ennesimo innocente, un uomo di fede, decide di alzare la testa e affrontare l'oppressore. Quando Don Giuseppe Diana diventa parroco a Casal di Principe, il paese dove è nato e cresciuto, è il 1989. Casale è un comune in provincia di Caserta, che a quell'epoca ha poco più di 18.000 abitanti. Lo Stato è assente e il clan dei Casalesi comanda indisturbato sul territorio. Gestisce affari nell'intera area del Lago Aversano, narcotraffico, contrabbando, rifiuti, pompe funebri, estorsioni, ma la sua reale forza risiede nell'essere padrone di tutta la filiera del cemento. Dai subappalti alle grandi opere pubbliche, controlla tutto, sfruttando i suoi agganci con la politica a livello locale e nazionale. Ma mentre gli affari prosperano, il clan attraversa un momento di pericolosa instabilità ai vertici. L'anno precedente, il 1988, è stato un anno cruciale, perché si è diffusa la notizia che Antonio Bardellino, capostipite della camorra casertana, sia stato ammazzato in Brasile da uno dei suoi fedelissimi, tra i quali poi è partita l'inevitabile corsa alla successione. Per le strade, le fazioni opposte sparano, anche in pieno giorno, anche a volto scoperto, per cercare di dimostrare la propria superiorità. Uno a uno, i fedeli di Bardellino vengono eliminati e il potere passa a quelli che erano i suoi luogotenenti, Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti, Vincenzo De Falco e Mario Iovine. Un nuovo equilibrio criminale destinato però a non durare e ad essere messo in discussione da continue faide intestine. In quegli anni l'area di Casal di Principe ha il tasso di omicidi più alto d'Europa. A farne le spese sono gli abitanti del territorio estranei alla criminalità, che sono costretti a vivere in una vera e propria zona di guerra. Ancora oggi l'architettura di Casal di Principe è il riflesso di quegli anni di terrore. Il paese è un reticolo di vie strette, delimitate da alte mura in cemento armato, interrotte solo da enormi cancelli blindati. Quasi ogni casa è protetta da una muraglia e l'unico sguardo verso l'esterno è quello delle telecamere di sorveglianza. Muri e telecamere che hanno trasformato un paese di campagna in un fortino. Questa lunga infilata di cemento protegge chi sta dentro, ma impedisce anche di vedere fuori, di interessarsi a ciò che avviene per strada. Il muro isola ed è espressione concreta della solitudine creata da un sistema omertoso. È proprio in questo contesto di paura e di omertà che il 19 settembre 1989, all'età di 31 anni, Don Peppe Diana viene nominato parroco della chiesa di San Nicola di Bari a Larino, il quartiere di Casal di Principe, dove risiede la famiglia De Falco, una delle più influenti del clan. Aria si respirava in quel periodo in paese, a Casal di Principe? Si respirava una brutta aria. Questa camorra che incudeva paura era una forma di terrorismo e quindi si era pure prudenti, nel senso che i papà non facevano uscire tanto i figli la sera perché potevi trovarti in una sparatoria e avere il morto in casa. Infatti abbiamo avuto pure tante vittime innocenti. Era un territorio, ripeto, controllato.
capillarmente, quindi non potevi accedere. Noi casalesi, voglio dire, ci conoscevamo, ma faccio un esempio: se veniva qualcuno da fuori con una motocicletta col casco, ti fermavano, cioè dovevi dire dove andavi. In quegli anni avevate paura? Certo. Di cosa soprattutto? Ma secondo me il fatto di poter entrare in una cosa che non ti interessava, cioè nel senso che potevi morire ammazzato e non avevi colpa, e quindi evitavi di uscire, non c'era la libertà, proprio la libertà nel senso andiamoci a fare una passeggiata, perché si poteva poi incorrere in una situazione del genere, cioè morire senza colpa. A livello nazionale, negli anni 80 e 90, pochi immaginavano la potenza del clan dei Casalesi e pochi immaginavano il suo grado di infiltrazione a ogni livello della politica e dell'imprenditoria. Invece in paese, a Casal di Principe, si era a conoscenza del potere del clan? Ma la mia chiave di lettura è che forse lo sapevano pure, però li consideravano come dei benefattori, quindi anche questo fatto di lavorare per conto di, senza capire poi le conseguenze che potevano portare. Gli hanno rubato il futuro a molte persone. La parola camorra era pronunciata? No, non era pronunciata. No, non era pronunciata. Come si usava a descrivere il sistema? Kill. È Pingo Palla o di Zeccai. Quindi... Anche i nomi di boss nelle zone di camorra non vengono mai pronunciati? No, assolutamente no. Secondo me è una sorta di timore reverenziale nei confronti di una persona che sai che sta all'apice di un'organizzazione criminale, e chiaramente tu ti metti un attimino in difesa, no? Dici, ma tanto a me che mi passa, cioè che mi costa non pronunciarlo oppure far finta che non è successo niente. Il 1989 è un anno particolare, ma non soltanto per Casal di Principe, in senso molto più generale. Il 1989 è l'anno della caduta del muro di Berlino. Cambia completamente il contesto anche nel senso della lotta alle comunità organizzate in tutta Italia e in tutta Europa. La caduta del muro di Berlino toglie l'alibi a chi voleva accettare la presenza delle comunità come un danno, perché aiutava e serviva ad evitare che il Partito Comunista prendesse il potere. Ma siamo ancora nella fase di tragedia, di dramma. In quell'anno continuano a morire le persone e continueranno ancora negli anni successivi. La camorra stava lì, l'amministrazione comunale, quella che poi verrà sciolta, stava lì. Noi facevamo un'azione di opposizione come consigliere comunale di minoranza e la Chiesa incominciava ad avere le sue prime azioni e iniziative di presa di coscienza di un tema così grave come era quella dell'oppressione militare e criminale della camorra. Di certo i morti erano numerosi, noi abbiamo calcolato intorno ai 700-750 morti ammazzati in quegli anni sul territorio nostro, Casal di Principe, Angiopiano, Casvesino, insomma la zona intorno. Certamente erano molti gli ammazzati. Del resto, se facciamo una passeggiata nel cimitero di Casal di Principe ci renderemo conto come ci sono tanti ragazzi che sono vittime di se stessi, perché avevano scelto una strada negativa, ma vittime di se stesse, vittime anche loro, insieme a tanti altri proprio che sono vittime innocenti. A mio fratello la situazione che in quel periodo c'erano molti, molti ammazzati, lo faceva soffrire, e la sua preoccupazione era proprio per i giovani, quindi per questo lui si schierava diciamo dalla parte dei giovani e contro il regime camorrista che vigeva in tutto il paese e nei paesi limitrofi ovviamente. Quindi il suo obiettivo era quello proprio di attirare i ragazzi, prenderli dalle strade e portarli a sé. Ma non è che si schierava contro un camorrista oppure, ma contro la camorra in generale, contro il sistema che prevaricava e che affliggeva il nostro territorio. A voi le pistole, a noi la parola, è uno slogan nostro. Questo slogan dice chiaramente, dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita. Noi riteniamo che la parola, quella vera, non quella fatta di chiacchiere, fatta di suoni vuoti, ma la parola che si basa sul Dio, su ciò che il Signore ci ha detto, è qualcosa di grande. E quando la parola è annuncio ed è denuncia, allora si mette la gente di fronte alla responsabilità. Come vi siete conosciuti, lei e Don Peppino? Don Peppino lo conoscevo perché era viceparroco nella chiesa principale del Santissimo Salvatore per motivi professionali. Poi un giorno si presentò nello studio per comprare una macchina fotografica, ma forse c'era qualcosa già
lui aveva capito che ero un fotografo un po' particolare, che lavoravo con le forze dell'ordine e quindi mi portava, insomma, a fare queste fotografie di ogni tipo di reato, omicidi compresi. Perché papà aveva un laboratorio fotografico, già anche lui veniva chiamato dalle forze dell'ordine all'epoca per fare questi rilievi fotografici e poi piano piano entrai in campo e mi chiamavano tutte le sere. Io a volte dormivo in caserma, i morti ammazzati ne erano tanti, altri tipi di reati, quindi ho un archivio corposo di questi 300 e più morti fatti nel nostro territorio. E Don Peppe si interessava a tutte queste fotografie? Don Peppe mi chiedeva chi erano i familiari e se avevano bisogno di qualcosa, se c'erano moglie, bambini, come potevamo aiutarli. E io dicevo, per quello che mi riguarda ti posso dire che la persona, insomma, è rimasta un'altra vedova, è rimasta un'altra mamma senza figlio. E questo ci appassionava, cioè ci teneva legati. Cioè andava in soccorso del dolore indipendentemente, sì, che fosse la famiglia di Camorra. Assolutamente. C'è una scena che le è rimasta più impressa di altre quando andava a fotografare i luoghi degli agguati e i cadaveri? Sì. Ricordo un omicidio che siamo arrivati, quando sono venuti i carabinieri a prendermi, colava ancora la materia cerebrale. Quella radio accesa mi mise all'ansia, no? Pensavo a questo che stava ascoltando la radio e poco dopo veniva ammazzato. È stata una scena veramente, io me la ricordo, è sempre impressa nella mente.